anche oggi le operazioni hanno proseguito gli scopi e i lavori di ieri, dell'altro ieri, quindi degli altri giorni. Siamo andati oltre ai punti dove eravamo gli altri giorni, siamo scesi anche, arrivati a buon punto nelle zone, nel livello 3. È stato possibile scendere negli anni dei garage? Siamo entrati in alcuni ambienti di questi locali, però non abbiamo approfondito l'indagine, perché potete immaginare le situazioni climatiche che erano presenti in quegli ambienti e che sono presenti. Sono ambienti dove c'è una scarsità di ossigeno, c'è molta presenza di fumo, quindi vanno affrontati con in sicurezza, e quindi noi procediamo soltanto laddove è possibile procedere, dopo non ci fermiamo, e quindi anche domani proseguirà in quest'ottica. Ci sono ancora incendi? Guardi, questo fenomeno continuerà, io ritengo, per molto tempo, anche questione di settimane, perché, come dicevo, ho detto altre volte, sono ambienti privi, chiusi e privi di ossigeno, quindi la combustione è lenta e continuerà in questa maniera. Ma qual è l'elemento più rilevante? Guardi, ogni cosa che è stata trovata oggi è stata repertata e consegnata alle autorità giudiziarie, quindi può capire come ci sia il segreto istruttorio su questo. Non sono io abilitato a dirvi. Però qualcosa è stato trovato? Non lo so, non posso dirvi, non sono autorizzato a dirlo. Noi andremo a ispezionare mezzo per mezzo. Come farlo attualmente non è stato ancora deciso, ma ispezioneremo mezzo per mezzo, guarderemo qualsiasi automezzo parcheggiato là dentro alla ricerca di qualsiasi cosa che possa essere utile alle indagini.